Ciao e ben ritrovati ancora una volta su Ritmi Batteria. Allora, quest'oggi un nuovo tutorial cercando di te dei Pooh. Un omaggio al grande Stefano Dorazio. Partiamo subito, introduzione e prima strofa che non vede la batteria. Entriamo sulla seconda parte della strofa, ritmo base che vede il nostro Charleston in ottavi, cassa sull'1, sulle varie del 2 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. L'unica differenza in questa parte è sulla seconda misura, che troviamo una variazione che vede la cassa sul 3 e sulle varie del 3. Vediamo la nostra parte della strofa fino al primo fill. 1, 2, 3, 4, 1. Primo fill del brano, sull'1 vediamo cassa e crash, sul 2 flam sul rullante e subito sul secondo sedicesimo cassa e crash, sul 3 cassa e crash e sul secondo ottavo rullante, quindi un flam sul rullante, sul 4 abbiamo i primi due sedicesimi sul rullante e il secondo ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4, 1. Prosegue la nostra strofa, anche qui qualche variazione sul groove. Tutta questa parte, compresa anche poi del ritornello, suonerà il nostro ostinato sul ride anziché sul Charleston. Vediamola insieme fino al prossimo fill che porterà al ritornello. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi sulla prima misura il nostro groove di base, sulla seconda misura abbiamo una variazione sul 3 che prevede l'ultimo sedicesimo anche di cassa, terza misura che ha la variazione sul 3 che vede i due ottavi di gran cassa, stessa sulla misura successiva in cui anche sul 4 vede un piccolo fill di rullante, tom e timpano. Le due misure successive riprendono le due misure iniziali di questo giro e poi arriviamo al nostro fill pre-ritornello. Cassa e crash sull'1, sul 2 rullante e sul secondo sedicesimo cassa e crash, sul 3 cassa e crash, sul 4 un flam sul rullante e sul secondo sedicesimo cassa e crash, misura successiva che vede cassa e crash sull'1, sul 2 abbiamo un drag che anticipa il primo ottavo di timpano, secondo ottavo di cassa, colpi successivi che inserisco tutti con il flam, sul batter del 3 rullante, sempre sul 3 ma sul quarto sedicesimo primo tom o secondo tom a seconda delle vostre preferenze, sul secondo ottavo del 4 stessa cosa sul timpano. Vediamolo insieme. 1, 2, 3, 4. Passiamo al ritornello che anche qui prevede il nostro groove di base che abbiamo usato dall'inizio. 5 misure più un altro fill. Fill che prevede sull'1 cassa, sulle varie dell'1 un bel flam sul rullante, sul 2 troviamo 4 sedicesimi in ordine esattamente con primo tom, secondo tom, timpano e cassa. Sul 3 iniziamo il nostro passaggio che abbiamo visto anche nel fill precedente, sempre utilizzando i flam. Quindi sul batter del 3, flam sul rullante, ultimo sedicesimo del 3, flam sul primo o il secondo tom, sulle varie del 4 troviamo il nostro flam sul timpano. Vi faccio vedere tutta la parte del ritornello, compresa di acciaccature e crash, fino alla fine del fill. 1, 2, 3, 4. Four. One.
Dopo ritornello abbiamo tre misure in cui non c'è la batteria, se non qualche abbellimento sul ride. Ripartiamo, prima di ritornare alla strofa abbiamo una piccola parte strumentale in cui anziché usare il rullante sulla pelle vede l'utilizzo del cross stick. Sono tre misure più sulla quarta un bel flam sul 4 sul timpano che ci porterà poi alla strofa. Vediamolo nel dettaglio. Allora, prima misura il nostro groove di base, logicamente utilizzando appunto il cross stick sul rullante. Seconda misura che vede la cassa sull'1, cross stick sul 2, sulle barre del 3 cassa, sul 4 sul primo ottavo cross stick e sul secondo ottavo un altro colpo di cassa. Misura successiva sull'1 cassa, sul 2 cross stick, sul 3 due ottavi di cassa, sul 4 abbiamo sempre il nostro colpo di cross stick sul rullante e sul levare un colpo di cassa. Misura successiva appunto che vede sul 4 un semplice flam sul timpano. Vediamola suonata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da qui parte la strofa successiva e sia strofa che ritornello, quindi fino alla fine troverete la stessa identica struttura e gli stessi feel della prima parte. Non vi resta che, scaricando la parte che trovate nel link qui in descrizione, suonare e divertirvi. Mi raccomando, il consiglio è quello sempre di vedere le parti lentamente, mettere tutto insieme il brano e poi pian piano portarlo in velocità originale. È una velocità che comunque non è difficoltosa, però soprattutto per i principianti non abbiate fretta di volerla suonare tutta e subito. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Anche per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre un buon groove. Alla prossima. Ciao.